Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come: lo storico portiere della nazionale, Stefano Tacconi, ha vissuto un dramma che gli ha cambiato per sempre la vita. Ha trascorso un periodo davvero difficile a causa di una terribile malattia, scopriamo di più. Stefano Tacconi. La brillante carriera di Stefano Tacconi è nota a tutti, ma in pochi conoscono il suo privato, infatti, non molti sanno quel particolare della sua vita che lo ha cambiato per sempre. Purtroppo, il campione ha vissuto momenti infernali a causa di una malattia terribile, scopriamo di più. Stefano Tacconi, dopo il successo il terribile dramma. Stefano Tacconi è tra i migliori portieri di sempre, lui ha stravolto il mondo del calcio con il suo talento, diventando così un campione. Ha esordito nel 1970 con la San Benedettese e da lì tutto il resto è storia. Una carriera costellata di numerosi successi. Giocò alla Juventus, giocò per 9 anni, arrivando dopo poco nella nazionale. Nel 1992 andò al Genoa e dopo due stagioni si è ritirato definitivamente dalle scene calcistiche. Della sua vita privata sappiamo che è legato da oltre 30 anni con Laura Speranza. Stefano Tacconi e Laura Speranza. I due si sposarono nel 2011 a Orta San Giulio e dal loro amore sono nati ben 4 figli, Andrea, Virginia, Alberto e Vittoria. Diverso tempo fa a Pomeriggio 5, nel salotto di Barbara D'Urso, ha raccontato il terribile dramma che ha vissuto, è stato colpito da una malattia davvero difficile, scopriamo di più. Stefano Tacconi. La tragica malattia di Stefano Tacconi, il racconto strappa lacrime. La vita lo ha messo a dura prova, Stefano Tacconi ha vissuto una situazione drammatica che ha raccontato tempo fa a Barbara D'Urso ai microfoni di Pomeriggio 5, davanti a milioni di telespettatori. Il campione ha raccontato di essere stato operato alla schiena, con due vertebre fratturate, rischiando di rimanere sulla sedia a rotelle a vita. Proprio lì ha iniziato ad avere paura per ciò che gli stava accadendo. Non so quanto mi resta da vivere, l'età avanza. Una dichiarazione che ha lasciato a bocca aperta anche la conduttrice, infatti, è intervenuta e lo ha ripreso dicendogli che la vita è lunga e non dovrebbe assolutamente avere pensieri negativi. Il racconto ha spiazzato tutti, ma il supporto della sua famiglia, degli amici più stretti e dei suoi fan lo ha aiutato moltissimo ad affrontare questo momento così difficile per lui. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video.